cari amici di Fano TV, ben trovati. Oggi vi portiamo nel comune di Montefelcino. Siamo al ristorante Il Torchio per parlare del futuro del Green Deal europeo e il ruolo dell'agricoltura biologica. Un convegno in cui verrà presentato un progetto di ricerca guidato dal Consorzio Marche Biologiche in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche. Per saperne di più, seguiteci. Iniziamo subito dal presidente del Consorzio Marche Biologiche per parlare di questo progetto Innova e soprattutto del motivo di questo convegno pomeridiano. Cerchiamo anche di capire insomma, a chi si rivolge. Allora, questo è un convegno che rientra tra le attività che il Consorzio Marche Biologiche fa nell'ambito della filiera dei seminativi biologici. Sono delle attività che vengono finanziate dal PSR Marche. In particolare noi questa sera presentiamo un progetto nell'ambito di una misura specifica, la 16.2, che è una misura che va a sostenere i cosiddetti progetti pilota, cioè progetti che hanno la qualifica di essere innovativi, quindi di apportare alla filiera agricola degli aspetti importanti. Nello specifico andremo a presentare una sorta di strumento tecnologico che ci permette di misurare in maniera agile e facile la sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e sociale delle aziende agricole in filiera. Chiaramente il prototipo lo stiamo valutando su 20 aziende agricole con l'obiettivo poi di poterlo estendere a tutte le aziende afferenti alla nostra filiera. Quindi si rivolge a tutte le aziende agricole del territorio? Ma diciamo che la filiera regionale quindi occupa attualmente oltre 400 aziende in tutta la regione Marche. Questo è un progetto pilota, quindi abbiamo selezionato 20 aziende tra la provincia di Pesaro e la provincia di Ancona e l'obiettivo poi di estenderle a tutte le aziende agricole della nostra filiera che operano nella regione Marche. Ospiti prestigiosi di questo incontro quali sono? Allora, il partner scientifico è l'Università Politecnica delle Marche e noi questa sera abbiamo il professor Zanoli che cercherà di collegare questo tema della sostenibilità con il dibattito politico che c'è sul Green Deal a livello comunitario. Poi avremo il professor Francesco Solfanelli che invece proprio presenterà il progetto, entrerà nel merito scientifico degli indicatori che abbiamo appunto individuato e soprattutto faremo anche delle valutazioni nel momento in cui si individuano alcuni indicatori sulla sostenibilità. Potranno emergere o stanno emergendo punti di forza ma anche punti di debolezza, quindi una realtà come la nostra, qualora ci siano dei punti di debolezza, deve mettere in atto delle azioni correttive per poter aumentare quei parametri che ci portano ad una sostenibilità di tipo integrato, quindi non solo ambientale ma anche economica e anche sociale. Infine abbiamo il professor Adriano Mancini che è un ingegnere che quindi farà una sorta di integrazione del tema della sostenibilità con il tema che in questo periodo è molto importante della digitalizzazione, cioè ovvero come si riescono ad avere strumenti che ci permettono di condividere questi dati in tempo reale, quindi avere la capacità di monitorare tutta la filiera e di dare anche dei servizi di supporto alle decisioni all'imprenditore, cioè fare in modo che questi indicatori poi possano avere delle conseguenze concrete sulla gestione dell'azienda agricola. Il grande risultato del Green Deal nel 2021 per il biologico è quello di aver avuto fissati degli obiettivi, che come sappiamo gli obiettivi nel biologico sono stati un risultato, ovviamente bisogna fare buon viso al cattivo gioco, ma anche poi una trappola, perché della serie se ti pongono l'obiettivo di raggiungere il 25% della superficie europea biologica entro il 2030, quando la programmazione anche dei piani era già partita, per cui fino al 2027 non si può fare niente, non si possono cambiare le norme, quindi dopo c'hai 3 anni per raggiungere il 25%, le difficoltà sembra che dopo, se nel 2030 non raggiungeremo il 25%, il biologico è fallito, no? Quindi il rischio, c'è anche questa lettura che possa avvenire, quindi chiaramente il Green Deal con l'obiettivo del 25%, ma ovviamente come sapevamo non era l'unica cosa, l'intera economia, c'era l'edilizia, quindi tutta la parte dell'edilizia green, c'era la parte dell'industria, l'economia digitale, tutta la parte della mobilità, l'obiettivo è ridurre le emissioni del 55%. Lei, professore, ci parlerà del Green Deal, quindi chiediamo qual è l'obiettivo principale del Green Deal, quali sono i punti cardine, soprattutto quale futuro? Sì, io parlerò del Green Deal e dirò quello che è la novità, cioè che nonostante le proteste degli agricoltori,
Proprio ad agosto è stato emesso questo rapporto del dialogo strategico che la von der Leyen aveva iniziato da gennaio con una serie di associazioni degli agricoltori e degli agricoltori biologici e degli ambientalisti proprio per il rilancio dell'agricoltura sostenibile, della sostenibilità in agricoltura. Ci sono dei grossi cambiamenti in vista, tra cui è stata riconfermata la centralità nel Green Deal dell'agricoltura biologica, della produzione biologica, ed è stato anche cambiato, e quindi si prepone un cambiamento anche di quello che è la PAC, per cui la PAC misurerà sempre di più i risultati degli agricoltori, mentre diciamo quindi in qualche modo sarà fondamentale dimostrare anche certi risultati sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico, e questa è una delle grandi novità che vedremo nella prossima PAC, che ovviamente va a favore di chi, come gli agricoltori biologici, producono degli effetti positivi nei confronti dell'ambiente e della società. Approfitto per l'occasione per ringraziare l'azienda agricola Gino Gerolomoni per il prestigioso premio che diciamo ha vinto, quello dal EU Organic Awards, no? E per la piccola e media impresa, in qualità di piccola e media impresa, per la trasformazione di alimenti. Gerolomoni, un nome altisonante nel territorio, è azienda presente dal 1900? Siamo dagli inizi degli anni 70, facciamo biologico da sempre, da quando siamo nati come cooperativa negli anni 70, e questa è la nostra missione. Oggi è un appuntamento importante perché viene presentato uno strumento che potrà cambiare davvero, ecco, queste realtà, la vostra realtà. Sì, la digitalizzazione, tutti i processi che ci permettono di mettere insieme in filiera i nostri agricoltori è qualcosa di assolutamente importante. E poi viene questo in un momento per noi anche di grande riconoscimento, perché siamo appena tornati da Bruxelles, dove abbiamo avuto il riconoscimento come migliore azienda di trasformazione biologica in Europa, quindi è un momento anche di celebrazione di un qualcosa che portiamo avanti da tanti anni con grande fatica, con grande impegno, ma in qualche modo questo tipo di riconoscimenti ripagano dello sforzo fatto. Tra l'altro avete ricevuto diversi riconoscimenti, European Organic Award, insomma, entrare a far parte delle eccellenze bio di qualità, ecco, non è cosa da tutti e per tutti. Ecco, qual è allora il segreto per riuscire a conciliare il 100% ecologico con il 100% biologico? Ma per noi l'impegno sul bio appunto è un punto di partenza, per noi il loghetto verde, la fogliolina, la certificazione non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza di una visione agroecologica, visione che parte sicuramente dall'agricoltura, ma che si estende a tutti quei valori e quelle attività che vanno di pari passi col bio, quindi l'utilizzo di energie rinnovabili, il far parte di una filiera ecosolidale, la cooperazione, la giustizia sociale, l'imballaggio senza plastica, quindi è un'attenzione a 360 gradi che va al di là della parte agricola. Quindi questo progetto viene promosso a prescindere a pieni voti? Ma al momento sì, poi un passo alla volta, alla fine quello che facciamo è un prodotto molto semplice come la pasta. Per fare la pasta serve il grano, e noi da sempre abbiamo fatto la scelta di non separare queste due attività. Per noi la pasta nasce nei campi, quindi la parte agricola è la parte più importante. Ci sono dati dell'azienda che possono essere utilizzati per misurare questi 21 indicatori? Sì, io qui ne ho riportato solo un esempio. Faccio un esempio per capire se il vostro terreno è soggetto ad erosione. Un calcolo che abbiamo fatto sono i giorni di copertura della specie vegetale interessata nell'arco di un anno. Quindi quando il terreno è coperto probabilmente non è soggetto a erosione. È un dato che si può calcolare? Sì, mi date il PAP, con il PAP si fa e il registro di campagna. Quando avete seminato, quando avete raccolto la specie vegetale, è un dato, apparentemente voi dite sì, ma io devo darvi l'input, ecco. Questo, come detto in apertura, è un lavoro fatto a quattro mani in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche. Io le chiederei di presentare questo progetto, ma soprattutto di farci conoscere questo strumento innovativo. Sì, allora innanzitutto bisogna partire dai presupposti. Misurare la sostenibilità oggi è indispensabile. L'agenda politica ci chiede
ci chiede di fornire dei dati sostanzialmente per poter giustificare quello che è il supporto pubblico alle aziende agricole. Come si dice in gergo, public money for public good, cioè dobbiamo dimostrare che diciamo, i contributi che l'Unione Europea mette a disposizione per i comportamenti virtuosi degli agricoltori siano effettivamente meritati. Per fare questo è necessario mettere in campo uno strumento che sia in grado di dare la possibilità di misurare la sostenibilità. Innanzitutto abbiamo, grazie all'aiuto appunto di ricercatori coinvolti in questo progetto, definito quello che per noi è il termine sostenibilità. Sostenibilità può essere definita con varie accezioni, in vari modi. Per noi è una sostenibilità multidimensionale, cioè che si riferisce al lato economico, ambientale e sociale. In questi tre ambiti abbiamo, nel corso di questo primo anno di ricerca, individuato diversi indicatori che potessero misurarli. Questi indicatori sono stati somministrati a parecchi esperti, tra cui agricoltori e attori della filiera cerealicola marchigiana, individuando un pool. 21 di questi indicatori sono stati individuati ed inseriti tramite alcuni algoritmi in un sistema capace di darci un vero e proprio score. I risultati sono stati innanzitutto avere un primo prototipo di modello di misurazione della sostenibilità, che ovviamente in questo secondo anno che sta per iniziare di ricerca andrà collimato, andrà perfezionato. I primi risultati però dell'applicazione di questo modello ci hanno permesso di dare alcune prime indicazioni circa la salute e la sostenibilità del comparto cerealicolo biologico nelle Marche, dando alcune indicazioni importanti. Dal punto di vista ambientale emerge una forte sostenibilità delle imprese, con alcune piccole attenzioni però da mettere sul tavolo, soprattutto sulla qualità e la fertilità dei suoli che, come noto dalla letteratura, sta impoverendosi e sta causando parecchie problematiche di natura idrogeologica anche, e quindi anche l'utilizzo dell'acqua è un problema da porre sul tavolo, quindi per i prossimi progetti di ricerca. Dal punto di vista invece della sostenibilità economica è importante far emergere che cosa? La scarsa propensione all'investimento delle aziende agricole, che sono appunto reticenti nell'attuare alcune misure anche del piano di sviluppo rurale, ora CSR, che quindi condizionano quelle che sono le performance nei prossimi anni, potranno condizionare. Per il resto si nota, diciamo, una certa dinamicità anche di queste aziende, soprattutto delle aziende biologiche, nel diversificare le loro produzioni, e questo è un fatto positivo, diciamo, per l'intero sistema. Indicatori come questi ci raccontano invece un'altra storia, è la storia magari di un prodotto, la storia di un territorio, ed è la storia che, ripeto, se raccogliamo i dati ci consentono di realizzare in filiera, dove si condivide il dato, questo è il discorso, sicurezza alimentare, quindi sono sicuro delle operazioni che ho fatto, trasparenza, so chi l'ha fatto, in quale momento, sono conforme alla normativa, ottimizzo quello che è il discorso della supply chain, perché ovviamente fate, e anche Francesco ricordava l'altra volta, incontri in cui si chiede di pianificare con largo anticipo le semine, perché va ottimizzata quella che è la supply chain, quindi l'acquisizione magari delle sementi da utilizzare per le nuove stagioni agrarie. Anticontraffazione, altro aspetto, questo è un aspetto importante che ci vede come Made in Italy spesso anche nell'alimentare, contraffazione, quindi la raccolta dei dati, poter tornare indietro dal prodotto a quello che è stato la materia prima che ha generato quel prodotto, è un passaggio importante. Professor Mancini, in che maniera si può innovare la filiera e quali sono le nuove sfide della digitalizzazione? Sicuramente le nuove sfide della digitalizzazione oggi sono riuscire a collezionare quanti più dati possibili senza creare un sovraccarico di lavoro per gli agricoltori. Quindi l'utilizzo di sensori, di dispositivi, anche su, ad esempio, trattori di tanti anni fa, ci consentono magari di iniziare a fare questa tipologia di transizione. E oggi nel dettaglio che cosa vedremo grazie al suo intervento? E vedremo le tecnologie che abbiamo a disposizione e anche un prototipo di sistema che stiamo sviluppando in collaborazione con altri partner, per esempio APRA e la stessa Montebello, per riuscire a trasformare i trattori, come dicevo prima, di tanti anni fa in dei generatori di dati che possono aiutare gli agricoltori a riempire quello che si chiama registro di campagna e a sollevarli da un onere che oggi esiste e che domani magari, grazie anche all'intelligenza artificiale, riusciremo in qualche modo ad inserire in modo automatico. Per me
in qualità di amministratore anche come comunità di Montefelcino, è un onore aver ospitato questo convegno, perché abbiamo approfondito, abbiamo portato avanti tematiche molto importanti. Il nostro appuntamento termina qui. Un ringraziamento al Consorzio Marche Biologiche, all'Università Politecnica delle Marche, a tutti gli intervenuti e a tutti voi per l'attenzione. Arrivederci.